L'abbonamento per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento di Viale Cairoli sarà attivo dal 14 giugno fino al 15 settembre. C'è scritto così nella lettera ricevuta da ASET SPA e indirizzata da Anna Batico, operatore sociosanitario e residente in zona Lido, che dopo la decisione adottata dal comune di Fano sulle soste blu ha deciso di spendere 30 euro per poter parcheggiare gratuitamente la sua auto nella stessa via H24. Ma il giorno stesso la sorpresa, una multa di 42 euro. Dopo la telefonata all'ASET è stato ammesso uno sbaglio. Così Anna si è recata negli uffici di Via Nolfi per farla annullare. Sabato scorso poi si è accorta della seconda multa, elevata il pomeriggio precedente e lasciata sul cruscotto. Sabato mattina ho provato a chiamare tutti, perché ovviamente ero di nuovo ovviamente arrabbiata. E uffici chiusi, finché mi sono rivolta poi al sindaco Seri per questa cosa e lui ha detto che provvedeva. Mi ha risposto dicendomi che è stato sbagliato di nuovo a digitare la targa. Altro disagio, prosegue Anna, è che anche con l'abbonamento non è possibile sostare, se non a pagamento, nelle vie diverse rispetto a quella di residenza. Inoltre qui gli stalli sono pochi, ha precisato, e la difficoltà a trovare un parcheggio, in particolare la sera e nel fine settimana, è sia per i residenti sia per i commercianti. Perché so che anche chi ha casa che non è residente però a una seconda casa non hanno dato il permesso per i residenti. State trovando delle soluzioni alternative? Allora, io sto cercando casa da un'altra parte in affitto, ma in questo periodo non è molto semplice, non è facile, perché ormai sono quasi 6-7 anni che abito qui e quindi mi sono un po' stancata, anche perché la macchina io comunque per lavoro la devo prendere. Quindi mi devo girare tutto il Lido, tutte le zone, le vie intorno per trovarmi un parcheggio. E non è facile, magari sto anche un'ora in giro, stanca dopo ore di lavoro, in piedi ovviamente. Per questo Anna lancia un appello al comune di Fano chiedendo di trovare soluzioni alternative. Anche domenica scorsa alle 2:30 rientro dal lavoro, ho dovuto parcheggiare la macchina molto lontano e dovermi fare chilometri a piedi per tornare a casa. Oltre al tempo dedicato per recarsi appunto in centro e richiedere l'annullamento delle multe. Esatto, infatti perché tutte le volte che se mi viene fatta per quando fine settembre penso che ci farò una collezione, questa è la seconda, non penso che finirà qui. Io spero di sì, che la capiscano, cioè di controllare almeno di digitare bene la mia targa, che l'abbonamento c'è.